La seconda generazione della Peugeot 2008 assomiglia alla SUV 3008 con i suoi tratti muscolosi e dotata di stile, sottolineati da speciali tratti luminosi. Grazie alle maggiori dimensioni, la 2008 appare ancora più imponente, con linee simili alla 3008 e una tecnologia ereditata dalla 208. Con il suo aspetto di piccola 3008, questa SUV cittadina privilegia senza dubbio il comfort. La strumentazione tridimensionale è ben disegnata e ordinatamente leggibile. La buona qualità e l'accostamento dei materiali sono particolarmente riusciti, grazie ai comandi e ai pulsanti sensoriali che completano lo schermo tattile. L'insieme risulta intuitivo. La versione GT è ben equipaggiata e offre il principale sistema di assistenza e comfort di bordo. Mantenimento della corsia, allerta all'angolo morto, climatizzazione automatica, la telecamera di retromarcia e il sistema di navigazione. ...14 cm più lunga, la 2008 offre uno spazio notevole per le gambe sui comodi sedili posteriore in semilpelle e alcantara. Purtroppo questi ultimi non sono scorrevoli. Il bagaglio, ben configurato, cresce di 35 litri. Anche la sua modularità si limita ad un doppio fondo che consente di avere un piano di carico piatto. In fatto di prestazioni, il motore turbo da 1,2 litri e 155 cavalli eroga riprese potenti. Più portato per il comfort che la sportività, i tre cilindri a benzina sovralimentati esprimono un temperamento progressivo, a causa della lunghezza degli 8 rapporti del cambio. La stessa filosofia la ritroviamo nel telaio confortevole, che certamente non ambisce ad essere ludico. Unico neo in questo quadro, le ripartenze ruvide del sistema start-stop. Votato anch'esso al comfort che alla sportività, il telaio conferisce sicurezza ad una 2008 decisamente sottosterzante. Il volante appiattito offre sensazioni immediate. Gli effetti della coppia sono attutiti con dolcezza dall'ISP e la percezione di sicurezza è accresciuta dai freni potenti ma ben dosabili. La buona insonorizzazione e le sospensioni progressive contribuiscono al piacere durante i lunghi tragitti. D'altro canto, ad andatura ridotta, il telaio con ruote da 18 pollici esprime una maggiore rigidità. Il consumo del test di 6,9 litri al 100 km è moderato. Tuttavia, l'uso quotidiano strizza l'occhio a valori attorno ai 7,5 litri al 100 km. Il suo raffinato tocco stradale è un incentivo ai lunghi viaggi. Conclusioni. Lo stile trendy e l'ambiente gradevole dell'abitacolo entusiasmano. Il bagaglio, ridisegnato, offre più spazio. Il comportamento, così come le prestazioni, sono buone. Stesso discorso per le superfici posteriori vetrate e il sistema start-stop grezzo.